Un coltivatore diretto con redditi derivanti solamente dai terreni, che quindi ha un'imponibile pari a zero, è autonomo o deve essere considerato a carico del coniuge se questo ha un reddito da lavoro dipendente? Nell'articolo 12,2 del TUIR viene riportato che la detrazione è possibile solamente nei confronti di persone che hanno un reddito totale uguale o inferiore a 2840,51 euro al lordo degli oneri deducibili. Nel calcolo rientrano anche le retribuzioni internazionali, le rappresentanze diplomatiche e consolari, le missioni, quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica, non superiore a 2840,51 euro al lordo degli oneri deducibili. Però la legge di bilancio 2017 ha previsto un'agevolazione in ambito agricolo per gli anni 2017, 2018 e 2019, esentando i redditi domenicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola. Quindi, in questo caso, visto che il soggetto dispone di soli redditi da terreni, questi redditi non concorrono alla formazione del reddito complessivo e quindi il contribuente si può considerare a carico del coniuge.